Andrea Fanchi, presidente dell'associazione che si occupa della coltura del grano saraceno di Teglio, ci illustra il funzionamento del mulino. Il funzionamento del mulino: viene versato la granella all'interno della tramoggia, che viene poi fatta passare nelle macine e viene burattata da questo burattino. Le produzioni tipiche locali, sinonimo di genuinità e mantenimento del territorio, raccontano le nostre tradizioni. Con questo spirito, una quindicina di anni fa, i produttori di Teglio, patria del pizzocchero, hanno fondato l'associazione per la coltura del grano saraceno e dei cereali alpini tradizionali, dalla segale all'orzo fino al frumento e al mais rosso, prodotti di qualità per preparare primi piatti ma anche dolci prelibati. Volevamo riportare sul territorio un'antica coltivazione che è andata persa negli anni Ottanta. Noi come agricoltori facciamo il grano saraceno, portiamo avanti la tradizione dei nostri avi e vogliamo valorizzare il territorio. Con tutti questi grani antichi facciamo la farina che va anche nei piatti, sulle tavole della gente, una farina molto nostrana che serve anche a valorizzare i piatti come pizzoccheri, polente, ma anche come biscotti e tagliatelle. Quali sono le prossime sfide che l'associazione è pronta a cogliere? Coinvolgere la popolazione del territorio a riportare questa cultura. Fiore all'occhiello della vostra associazione è il mulino Menaglio. Sì, noi come associazione abbiamo in gestione dal comune di Teglio l'antico mulino Menaglio, dove si può visitare durante l'estate come museo, ma anche il mulino in realtà vive ancora perché c'è la ruota d'acqua che gira e maciniamo i nostri prodotti. Un'associazione che guarda con favore anche al rilancio turistico di questo territorio. Sì, noi come associazione organizziamo anche diverse camminate sui campi durante la fine dell'estate, dove il grano è in fiore, e promuoviamo appunto il turismo facendo queste camminate a tema per far vedere proprio come viene coltivato il nostro grano saraceno oppure la segale.